conferenza stampa per sostenere in vista del referendum che si terrà il 26 maggio, per dichiararci completamente, per dichiarare le nostre ragioni, le ragioni del Partito della Rifondazione Comunista a sostegno dell'opzione A, quindi a sostegno dell'opzione che chiede che i finanziamenti pubblici alle scuole dell'infanzia, delle scuole dell'infanzia rimangano in quota evidentemente al pubblico. Dico questa cosa in premessa. Innanzitutto questa è una battaglia che sentiamo molto nostra, perché il momento culminante del referendum in effetti chiude un ciclo che possiamo dire di aver agito in solitaria noi, una battaglia di aver agito in solitaria noi una decina di anni fa, proprio su questo tema. Rifondazione lo sente molto come un tema suo, perché è stato un tema e una battaglia fortemente impugnata da Rifondazione Comunista fino dagli albori delle leggi regionali e delle leggi nazionali che appunto consentivano che i finanziamenti pubblici potessero essere destinati alle scuole paritarie a gestione privata. Quindi un tema molto nostro. Noi, come vedete, abbiamo un volantino che ha uno slogan abbastanza in evidenza: per una scuola laica, gratuita, pubblica e nata dalla resistenza. E quindi io lo declino un po' per dire che oggi noi apriamo anche una stagione qui a Bologna, che è una stagione dolorosa e che intitoleremo più o meno in questa maniera. Lo avevamo detto, lo avevamo ben detto. E perché laica, gratuita e pubblica e nata dalla resistenza lo rimanga appunto uno slogan, mi permetto di accennare ad alcuni dati. Il ciclo che si chiude, che speriamo si chiuda oggi con la partita referendaria, in meno di una decina di anni ha registrato un dato di questo tipo. I finanziamenti hanno subito sostanzialmente la quadruplicazione. Un ciclo tutto sommato molto breve. Nel 95, quindi nell'anno in cui viene varata la prima delibera qui a Bologna, laboratorio molto spesso di cose non positive, questa è una. I finanziamenti comunali avevano l'entità di circa 300.000 euro, oggi nel 2012, anzi neanche tanto oggi, la cifra destinata oltrepassa il milione, oltrepassa abbondantemente il milione di euro. E con un saldo di questo tipo, a svantaggio direi drasticamente della scuola privata, zero posti alla scuola pubblica, una disponibilità di 143 posti circa nelle scuole private. Quindi, come dire, c'è anche un saldo che è esponenzialmente a sfavore della scuola, che è la scuola di tutti, la scuola della Costituzione. Ora, vale anche la pena sottolineare che in favore dell'opzione B, cioè quella che vorrebbe che le cose proseguissero in questi termini, in un momento in cui evidentemente gli enti locali sono in grande sofferenza in tema di risorse, uno schieramento peculiare, uno schieramento che vede schierato il Partito Democratico, il Ministro Lupi si è espresso esplicitamente a favore dell'opzione B, la Curia Vescovile, la Compagnia delle Opere e la Conferenza Episcopale Italiana. Quindi, come dire, abbiamo il governo delle larghe intese declinato esplicitamente sul tema referendario. Direi che è abbastanza plastica la situazione per valutare quanto sia necessario che l'opzione A prevalga sulla consultazione referendaria. Aggiungo anche che Rifondazione Comunista ha deciso di impostare una campagna referendaria dal basso e quindi proprio impostandola sulla militanza attiva. Noi in queste settimane e nei prossimi giorni saremo sistematicamente e quotidianamente presenti sul territorio con i nostri banchetti. Il volantino lo vedete, è stato un po' distribuito. E quindi, come dire, faremo una militanza quotidiana e veramente il cimento di Rifondazione Comunista sarà in costanza di continuità per tutte le giornate. Finisco col dire questo: noi diciamo una scuola nata dalla resistenza e quando abbiamo iniziato a fare la battaglia sui finanziamenti, perché i finanziamenti pubblici non andassero alla scuola privata, come dire, ci veniva un po' addebitato il tema: siete dei conservatori.
Io direi che, come dire, il mantenimento della Costituzione come riferimento e come asse portante delle nostre scelte politiche in questa fase è sicuramente centrale, soprattutto a fronte del fatto che torna la come dire, argomentazione dell'estremismo e come dire, del conservatorismo di chi invece vorrebbe una scuola incardinata sulla Costituzione, e fa abbastanza impressione, scusatemi, a maggior ragione quando questo accade nelle parole di chi ha in mano il governo della città di Bologna, una città che ricordo anche essere medaglia d'oro della Resistenza. Si va ad affermare, e parlo del sindaco Merola, che un'idea di scuola moderna, cito testualmente un'intervista che ha rilasciato il sindaco pochi giorni fa, l'idea vera, bisogna battere e sconfiggere gli estremismi e i conservatori, gli estremisti e i conservatori, e a parte il linguaggio, come dire, drasticamente tutt'altro che inteso, come dire, alla trasversalità di una battaglia che comunque coinvolge tutta la città, aggiunge anche che per affermare un'idea di scuola vera bisogna affondare le radici di quella scuola vera e moderna nella carta dei valori del Partito Democratico. Allora io penso che questa sia una questione assolutamente come dire, grave, soprattutto se debita da un sindaco che si mette in prima persona, come dire, nel sostegno all'ipotesi di, per le cose che ho detto prima, per le cose che abbiamo detto prima, ma soprattutto perché un'istituzione non vive sulla carta di un partito, ma vive su un'altra carta molto più autorevole, che è la carta costituzionale. La nostra è una battaglia quindi per la giustizia sociale, per l'equità, per la parità dei diritti e anche in sostanziale difesa della Costituzione repubblicana, che ricordiamo al sindaco e non soltanto al sindaco, essere nata appunto dalla Resistenza e da una resistenza di cui Bologna è città medaglia d'oro. Io do la parola a Paolo. Salve a tutti e a tutte, grazie per essere qui. Le ragioni di questa conferenza stampa sono già state ampiamente illustrate da Laura Veronesi. Diciamo, a me pare che vadano solo sottolineati due elementi. Ci sarà stata qualche ragione per cui chi ha scritto la Costituzione ha scritto che la scuola privata è libera ma senza oneri per lo Stato. Faccio notare che la Costituzione non l'hanno scritta i comunisti o i socialisti o quelli del Partito d'Azione da soli, l'hanno scritta con la Democrazia Cristiana. Quella Costituzione è una Costituzione che noi riteniamo molto buona, ma è una Costituzione, tra virgolette, di compromesso e di compromesso avanzato tra diverse opzioni politiche e culturali. Allora è abbastanza buffo che questa Costituzione, che ripeto rispecchiava tutti gli elementi delle culture politiche, delle storie, delle tradizioni del nostro paese, venga oggi così palesemente violata, perché di questo si tratta, siamo di fronte a una violazione continua della Costituzione, e che questo venga fatto in nome della modernità o che altro. Lo dico perché, a mio parere, quando i costituenti hanno fatto questa formulazione del senza oneri per lo Stato, hanno previsto due cose, non una sola. La prima, quella più intuitiva, è che lo Stato, facendo pagare le tasse ai cittadini, deve garantire dei servizi ai cittadini, e quindi che i soldi i soldi dei cittadini devono servire a far funzionare i servizi pubblici, quelli pubblici e quindi resi dallo Stato. Secondo me c'è anche un altro elemento molto rilevante che viene troppo spesso sottaciuto, è che la scuola pubblica è l'unico posto dove si incontrano tutte le persone di tutte le classi sociali, di tutte le tendenze culturali e, se mi permettete, oggi va anche sottolineato, di tutte le fedi religiose e di tutte le provenienze. La scuola pubblica non è solo un fatto, diciamo così, della targhetta che c'è fuori,
e che nella scuola pubblica c'è il figlio del ricco come il figlio del povero, il figlio del lavoratore come quello del disoccupato, c'è il figlio del cattolico come quello dell'ateo o del musulmano, c'è il figlio di chi è emigrato, il figlio di chi è nato a Bologna o quant'altro. Ora, questo non è un fatto secondario, perché nella nostra società il punto fondamentale della gestione della modernità che piace al sindaco è esattamente di come si riesce a costruire una relazione tra queste diverse appartenenze che sia una relazione di dialogo. Io penso che se un bambino va in una scuola ed è abituato fin da piccolo a dialogare con persone diverse da lui per estrazione sociale, per religione, per colore della pelle, sarà più facile avere dei cittadini in grado di dialogare, magari di discutere anche pesantemente come a volte facciamo noi, ma di dialogare. Viceversa, se già a partire dalla scuola si segmenta e chi ha tanti soldi va nella scuola da 800 euro, chi ha pochi soldi o pochissimi va a quella pubblica o in qualche scuola, e avanti così segmentando, chi è cattolico va da una parte, chi è ateo dall'altra, non rendiamo un buon servizio alla costruzione di una società e di cittadini, di uomini e di donne che siano in grado di confrontarsi. Allora a Merola farei notare questo, che la vera modernità oggi è la capacità di gestire le differenze in modo non distruttivo. Per questo serve la scuola pubblica, perché questo è il punto fondamentale, avere dei cittadini in grado di dialogare e non delle forme di autismo in cui si è solo capaci a parlare con quelli che sono uguali con te. Questo è un punto fondamentale, mi stupisce che non si capisca da parte di Merola questo fattore educativo che sta nella scuola pubblica, che sta a monte del programma scolastico, ma sta nella costruzione dell'idea. E qui c'è un'idea che riguarda il rapporto tra pubblico e pluralismo, perché qui l'idea che ha Merola è che il pluralismo lo si realizza nella separatezza, ognuno la sua. Invece noi abbiamo un'idea, non abbiamo un'idea monolitica, noi non abbiamo un'idea della religione, dello Stato, noi abbiamo un'idea del pubblico come luogo d'incontro, come spazio pubblico in cui il pluralismo è riconosciuto. E quindi è un'idea che, diciamo, l'idea di Merola è un'idea medievale in cui ognuno sta separato nel suo caruggio, nella sua scuola, nella sua aula. La nostra idea è un'idea moderna in cui le differenze possono entrare in relazione e il pubblico non è una parte contro altre parti, ma il pubblico è il luogo dove queste differenze si possono confrontare. Io penso che c'è veramente un'idea tra oscurantismo che difende interessi di bottega mascherandole da modernità come fa il sindaco, e invece un'idea di modernità che è diciamo così, la comprensione di quella cosa banale di cui parlano tutti i sociologi, e cioè che una volta che è nato l'individuo, tu devi permettere agli individui di non svilupparsi come atomi separati, ma di dialogare. A questo serve la scuola pubblica. Quindi io penso che una battaglia di modernità fortissima, la nostra, Merola dovrebbe avere il coraggio di dire i veri motivi per cui sostiene il finanziamento alle scuole private. Il vero motivo si chiama scambio di voti, si chiama il fatto che il PD è diventato come il pentapartito, esattamente identico al pentapartito, che è un partito di potere che non ha un'idea di fondo di società, ma copre, diciamo così, delle relazioni politiche per avere in cambio dei voti. Di questo si tratta. Dovrebbe avere il coraggio di dirlo, perché non è un gran favore alla politica questo modo di pensare. A me pare che sarebbe necessario invece potersi confrontare sulle idee di società e sui modelli di fondo, e non mascherarsi dietro a slogan che coprono semplicemente il fatto che, guarda caso, a Bologna il finanziamento alle scuole private arriva da quando nasce l'Ulivo, cioè da quando appunto si costruisce un rapporto tra l'ex Democrazia Cristiana e l'ex Partito Comunista. Di questo si tratta.
non c'è nessun motivo ideale, non c'è nessuna riflessione, non c'è nessuna attenzione ai bambini, c'è l'attenzione alla conservazione di un bacino di voti che vengono garantiti in questo modo. Questo si tratta, credo che vada detto con nettezza. Finisco dicendo che ovviamente sono qui perché considero questa una battaglia di civiltà. Bologna può dare, come ha dato in altri momenti della sua storia, un segnale a livello nazionale, perché non sfugge a nessuno che oltre agli elementi di cui ho parlato sin qui c'è un elemento che riguarda la deresponsabilizzazione complessiva dello Stato rispetto ai diritti dei cittadini, perché alla fine il dare qualche soldo alle private permette di dire che se non ci sono abbastanza soldi, abbastanza posti per gli asili nido o le scuole materne, sì, un po' è responsabilità del comune, un po' è responsabilità dello Stato, ma alla fine ce ne dobbiamo far carico tutti insieme. L'idea è che lo Stato dia qualche soldo al privato e si deresponsabilizzi rispetto ai settori di fondo. Istruzione, sanità, quant'altro, in fondo anche le pensioni, no? Oramai si va in pensione così tardi che è un incentivo a farti la pensione integrativa, tutto il meccanismo va avanti così. In questo senso Bologna può dare un esempio e in qualche modo può dare un segnale a tutta Italia, perché invece a me pare che appunto la civiltà e la modernità debbano essere gestiti con un'idea molto semplice: i diritti di base, la sanità, l'istruzione, il diritto a non crepare di fame quando sei anziano, il diritto all'assistenza se sei in una condizione di disoccupazione, di malattia, di debolezza, questi diritti devono essere garantiti dal pubblico e devono essere garantiti agli italiani in quanto cittadini di questo paese, non in quanto devono andare da una parte o dall'altra a pagare qualcuno. Quindi da Bologna veramente può venire fuori un'idea in cui si dica non solo l'istituzione pubblica deve essere la carta, una delle carte principali che l'Italia deve giocare per evitare di trovarsi in condizioni in cui in altri paesi europei gli scontri, diciamo così, diventano la cifra delle città e delle metropoli, ma anche per una responsabilità dello Stato, del pubblico, in modo forte rispetto ai diritti dei cittadini. Chiudo dicendo, in questi giorni, oltre al referendum a Bologna, c'è una campagna elettorale in molti comuni italiani, sono più di 130 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti che vanno al voto. Inviterei i leader molto più prestigiosi di me delle altre forze politiche che appoggiano il referendum e il quesito a venire a Bologna a metterci la faccia. Invito Beppe Grillo a venire, a un appeal molto più alto del mio, credo che potrebbe riempire tranquillamente qualche piazza, sarebbe una cosa utile se Beppe Grillo mettesse la sua popolarità e il suo prestigio per la causa del referendum. Nicky Vendola, altro leader di altissimo valore, io l'invito perché secondo me sarebbe utile che, diciamo così, le forze politiche che appoggiano il referendum non facciano in questi giorni solo la campagna elettorale per le proprie liste nei diversi comuni in cui si va a votare, ma venissero a Bologna a come dire, sposare e sostenere fino in fondo questa battaglia di civiltà che va un po' oltre la singola affermazione di questa o quella forza politica, ma appunto è il problema del dare corso ai dettami della nostra Costituzione, è un'idea di civiltà e di convivenza civile nel paese che credo sia il valore fondamentale per cui tutti noi facciamo e dobbiamo fare politica. E quindi il mio è un caldo invito in modo che prima del 26 si riesca anche a far crescere la discussione, perché non sfugge a nessuno, e in questo è l'ultimo invito che voglio fare, che ovviamente noi chiediamo il voto per il quesito A e speriamo di avere tantissimi voti in questo senso, ma noi chiediamo ai cittadini di Bologna di andare a votare, perché l'istituto del referendum è un istituto importante, è un istituto con cui tutti i cittadini possono dire la loro senza dover passare attraverso gli aborriti partiti, diciamo, per esprimere una propria opinione,
che i cittadini di Bologna lo usino. Allora più si riesce a far diventare questa discussione una discussione su cui c'è un'attenzione, una forza, io penso che meglio sia, perché appunto è un'occasione per i cittadini bolognesi di poter dire la loro, di dire la loro su Bologna e di dare come dire, un segnale in tutta Italia. È arrivato. A te. No, allora mi chiedo scusa tantissimo, ma no. Come diceva un mio collega, è il monte che è alto, quindi si fa fatica certe volte a fare quello che è necessario fare. Io ho apprezzato moltissimo l'invito, l'occasione, le parole di Paolo, e volevo aggiungere due cose, anche perché penso che molti elementi siano già stati illustrati e che voi siate anche a conoscenza. Un primo elemento che io amo sottolineare è l'importanza, credo quello che diceva Ferrero appena adesso, l'importanza intrinseca dell'istituto referendario. Noi siamo di fronte a una crisi del sistema della democrazia rappresentativa drammatica, non c'è bisogno di sottolineare. Il 25% degli italiani non sono andati a votare le politiche, un altro 25% ha votato per una forza politica di recente costituzione e con il Movimento 5 Stelle che si pone sostanzialmente in alternativa a quello che è il sistema dei partiti, diciamo, più o meno tradizionale. Da questa crisi si può uscire in diversi modi. Uno di questi modi è di riuscire a combinare in maniera virtuosa gli elementi positivi della democrazia rappresentativa con gli elementi positivi della democrazia diretta. Quindi l'idea di fondo che sta dietro al Comitato Articolo 33 è quello di non fare un referendum, ma di fare sempre il referendum. Perché la cittadinanza non si esercita soltanto quando si va a eleggere un deputato, a eleggere un sindaco, eccetera. La cittadinanza è una cosa viva che si esercita sempre, anche al di fuori dei sistemi tradizionali che si sono stati consegnati dalla Prima Repubblica, ovvero i tradizionali corpi intermedi della società che erano i partiti dell'arco costituzionale e i sindacati. Ma questo è un discorso, diciamo, di sociologia politica che ci porterebbe lontano. Faccio osservare che alcuni consiglieri comunali del Comune di Bologna, in particolare i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, hanno proposto al Consiglio Comunale di inserire nello statuto, oltre all'istituto del referendum consultivo, che è quello che andiamo a praticare il 26 maggio, anche gli istituti del referendum abrogativo e del referendum propositivo. E le altre forze presenti in Consiglio Comunale non hanno ritenuto opportuno aderire alla loro proposta. Quindi noi ci ritroviamo solo con il referendum consultivo. Poi, perché questo referendum? Questo referendum perché la linea della giunta Merola è drammaticamente uguale alla linea del sindaco Vitali. Io ricordo, quando Paolo parlava di modernità, ho avuto come un déjà vu, come una visione, e ricordo un convegno in sala Farnese in cui si parlava appunto di scuola e c'era Vitali che fu aspramente criticato per la sua decisione di aprire il rapporto con le scuole private ancora prima della legge di parità, e lui disse: ma voi fate presto a criticarmi, io ho dovuto fare i conti con la modernità. E questo è vero, il sindaco Vitali dovette fare i conti con la modernità, non lo scelse, gli capitò, successe che lui si ritrovò in un mondo che era diverso da quello che, in cui era cresciuto, ma scese la strada sbagliata. Di fronte alla modernità si può reagire in diversi modi. Lui scelse la via della resa politica e ideale al liberismo. E da lì fu una valanga, e questa valanga ha travolto via via
tanti spazi della nostra vita sociale che mano a mano sono stati inglobati in quello che possiamo chiamare la sfera del mercato. La scuola è l'ultima che ha resistito, fino alla Gelmini, grosso modo. Poi con la Gelmini le cose non vanno bene per niente, cioè i meccanismi di carattere, come dire, aziendalistico, quindi che i tecnici della materia chiamano lo pseudomercato, sono stati introdotti anche nella gestione della scuola e dell'università. La privatizzazione della scuola dell'infanzia non è che uno dei tanti corollari di questa tendenza. Per cui il quesito è completamente appropriato, si chiede alla cittadinanza se vogliono cambiare linea o se vogliono che si continui con la linea attuale. La linea attuale ha prodotto disastri adesso, ma quello che conta, come noi sappiamo bene, non è il presente, è il futuro. È il futuro che dà senso al presente. Allora, se noi immaginiamo che la linea attuale dell'attuale giunta, del PD, insomma, di tutto quell'ampio, anche dell'ASCO, non so se oggi avete guardato sui giornali di Bologna, c'è una dichiarazione del presidente dell'associazione dei commercianti che dice: a referendum votate lì, vi andrò a comprare le giacche a questo punto a Firenze, perché visto che l'ASCO li comprende tutti, le giacche Giorgio farò un comunicato stampa, andrò a comprarle a Firenze dove forse ci sono commercianti più abili. Però si arrangi, insomma, non è questo il problema. Il problema è che noi sappiamo che la linea delle convenzioni non ha resistito alla prova dei fatti, perché c'è a Bologna un aumento demografico e a questo aumento demografico deve far fronte il pubblico, lo Stato e il Comune. Da più parti, in primo luogo da settori ampi del Partito Democratico, dalla Giunta, anche da settori ampi del mio sindacato, la CGL, si dice che la vera colpa è quella dello Stato che non ha aperto sufficienti sezioni di scuola dell'infanzia. Allora, questo mi ricorda, adesso qui non vorrei essere sprezzante, però mi sembra quelli che dicono: guardate, la nostra famiglia era una grande famiglia, peccato che il nonno si sia giocato tutto a Monte Carlo, oppure si è fuggito con una ballerina, eccetera, eccetera. Per cui la colpa non è nostra che siamo i padri, ma è del nonno, cioè lo Stato che non fa il suo dovere. Ebbene, non è così. Non è così perché il Ministero dell'Istruzione assegna le sezioni di scuola dell'infanzia non su base comunale ma su base provinciale. A livello provinciale la provincia di Bologna è in media con l'Emilia Romagna. Quello che è squilibrato è il comune di Bologna, dove lo Stato è poco presente, e il comune della Cintura, dove lo Stato è molto presente. Ma questa è una decisione che viene presa a livello politico dagli assessori provinciali all'istruzione e dai sindaci. Per cui difficile lamentarsi di una cosa che tu stesso hai contribuito a produrre. Questa è veramente una delle tante mistificazioni di questa campagna. I nostri avversari, alcuni la conducono duramente ma con una certa lealtà, cioè ponendo argomenti sui quali non si può dissentire, ma sono argomenti che hanno una loro dignità anche culturale. Altri la combattono usando delle bugie. E usare delle bugie è pericoloso. È pericoloso perché viene meno il rapporto fiduciario che c'è fra la forza politica e cittadinanza. Una volta che questo rapporto fiduciario viene incrinato, a quel punto nulla più si tiene. Perché io posso non essere d'accordo con il compagno Paolo, ma ci possiamo confrontare e forse uno dei due convince l'altro. Comunque, dopo un aspro confronto, in qualche misura siamo un pochino più maturi entrambi. Ma se io mi accorgo che il compagno Paolo dice delle bugie, viene meno il fondamento della democrazia, del tessuto democratico, della convivenza civile, che è il rispetto dell'avversario. Chi non rispetta i propri avversari in realtà non rispetta se stesso. È un curioso meccanismo di transfer che funziona sia a livello personale che a livello di psicologia di massa, come insegna Wilhelm Reich nel suo magistrale libro Psicologia di massa del ciascuno, ed è quello che noi stiamo riscontrando a Bologna.
ne siamo addolorati, non stupiti, non stupiti perché era tutto in scritto, però ne siamo addolorati perché, come diceva, non mi ricordo bene chi, per fare un bel incontro di boxe occorre che entrambi i pugili siano bravini. Se uno comincia a dare i pugni sotto la cintura, non è più un incontro di boxe, è una rissa. E quando inizia la rissa ci si diverte poco. Non necessariamente vince il migliore quando inizia la rissa. Vince il migliore se l'incontro è fatto secondo le regole. Quali regole, tanto per iniziare a non dire bugie, non sono state rispettate. Una di queste bugie è il fatto che se vince là, 1700 bambini stanno a casa. Questa è una bugia di dimensioni così mostruose che grida vendetta di fronte al cielo, alla luna e al sole. Questi 1700 bambini ricevono dal comune di Bologna 600 euro, fra virgolette. In realtà le ricevono le scuole dove loro sono iscritti. Il costo di produzione del servizio scolastico nelle scuole della paritaria privata, che noi abbiamo stimato perché documenti ufficiali certificati da terzi non ci sono, cioè non ci sono bilanci certificati da Arthur Andersen o da Ernst & Young, eccetera, ci inducono a stimare che il costo diretto è di 3.400 euro bambino. Il costo diretto di una nuova sezione di scuola dell'infanzia comunale è di 3.600 euro. Per cui il comune, il costo di una sezione è praticamente uguale sia dall'uno che dall'altro. Ma c'è una differenza, ed è quella che i nostri avversari non vogliono vedere, che le due scuole non sono scambiabili, perché una è gestita da un ente, che è l'ente gestore, che ha un'identità culturale e un progetto pedagogico. Se io mi iscrivo a quella scuola, aderisco a quel progetto pedagogico. E questo progetto pedagogico è così forte che l'attuale normativa pone in secondo piano, rispetto a quel progetto pedagogico, anche la libertà di insegnamento. Nelle scuole private non vige la libertà di insegnamento, ovvero non vige nel senso che chi va a insegnare si impegna a seguire il progetto pedagogico della scuola. Poi, immagino che questi progetti pedagogici non siano nulla di mostruoso, ma comunque dal punto di vista formale non è la stessa cosa. Poi magari c'è qualcuna, magari non una scuola dell'infanzia, magari un liceo dove si insegna la teoria creazionista, oppure si insegna la teoria tolemaica dell'astronomia, che funziona benissimo, cioè, per fare le previsioni delle eclissi Tolomeo ci pigliava al 100%. Quindi abbiamo questo primo problema. Il secondo problema è che la scuola privata non è gratuita, mentre invece la scuola pubblica è gratuita e lo deve essere. E se non è gratuita, non è pubblica. I due elementi vanno assieme. E il terzo elemento è che è anche laica. La scuola pubblica è il luogo dove si forma la cittadinanza, come dicevo Ferrero. E la cittadinanza si forma attraverso il confronto tra i diversi, attraverso il fatto che noi riusciamo a superare le nostre diversità senza negarle, e trovando proprio in un modo faticoso ma anche esaltante una nuova identità. La scuola privata, sia quella dell'Opus Dei, sia quella dei gesuiti, sia quella delle suore farlottine, che sono delle sante donne che fanno pagare una retta modestissima, sia quella delle scuole rinascita del comune di Milano, che sono gestite da una fondazione legata al vecchio PC e che gestiscono scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola media inferiore, perché ci sono, non sono tantissime, anche delle scuole private che sono, diciamo così, con un progetto pedagogico ispirato alla sinistra italiana, sono comunque scuole dove ci si riproduce. E il rischio di arrivare a una segmentazione affinché l'unità è drammatico. In certe società, come ad esempio in Olanda, dove hanno puntato tutto sul fatto che ciascuno facesse la propria scuola, adesso il primo partito è un partito di estrema destra, perché nel giro di 20-30 anni ti si distrugge il tessuto collettivo. E ultima cosa, poi mi fermo, scusate se mi sono dilungato, è proprio il fatto che
se noi siamo individualisti, ed è difficile non essere individualisti nel mondo attuale, nella nostra società, beh, dobbiamo decidere se vogliamo essere individualisti in senso però universalistico, oppure essere individualisti in senso comunitario. Se noi ci includiamo nel comunitarismo, è veramente il medioevo prossimo di tutto. Se invece cerchiamo di mantenere l'afflato, se volete, universalistico, allora qualche possibilità di continuare sulla strada di sviluppo sociale e politico del nostro paese rimane aperto. Per cui io sono molto felice di questo incontro, so benissimo che voterete tutti, bisogna trovare il modo di far votare tante persone e bisogna avere la consapevolezza che nel nostro piccolo il 26 maggio a Bologna abbiamo un appuntamento con la storia. Ci sono domande? Io volevo chiedere, visto che avete parlato di banchetti a nastro da tempo, volevo chiedere se avete già un'idea quanti giorni dovete fare, entro. Non li ho tutti, però le prime date sono sicuramente queste. Già oggi ne abbiamo già tanti, evidentemente siamo sistematicamente davanti alle scuole, però già da oggi quelle di 15 alle 4 e mezza saremo davanti alla GD in Santa Viola. Lunedì e martedì faremo volantinaggio all'entrata della fabbrica della Ducati. Giovedì alle 16 saremo al Pratello alle ore 18, giovedì sì, alle 18 al Pratello. Questo venerdì saremo in Piazzola e sabato saremo davanti al centro Meraville. Questi sono i primi banchetti che mi sono banchetti ricordo. Sono volantinaggi e banchetti, quindi gestione mista. La gestione mista, esattamente. Ok, oggi è Santa Veronica? Oggi. Domani a che ora lo lasci? Non ho capito, scusami. Domani a che ora la Ducati? No, non domani, lunedì, martedì, davanti alla Ducati. E poi pian pianino stiamo aggiornando un calendario che vi invito, se volete vederlo, abbiamo il nostro sito e la pagina Facebook del partito che viene aggiornato praticamente in costanza di continuità, quindi non sono neanche tutti quelli che vi ho menzionato, sono quelli che sono più grossi. Io non ho capito, volevo un attimo chiedere al tessonario il passaggio sulla bugia dei 1700 bambini a piedi, per caso, cioè nel senso che lei dice appunto il costo medio di 3.600 a seconda, sì no appunto non capisco, nel senso 1.700 per 3.600 fa 6 milioni e qualcosa, oppure per 3.400 fa poco meno di 6 milioni? Più o meno. Tra i 5, 8 e 6, 3. Cioè mi chiedo rispetto a un milione che ora spende il comune, cioè il comune dovrebbe spendere quindi 6 milioni qualcosa per far fronte a questi 1.700. Roberto, sono molti modi di rispondere a questa domanda, alcuni sprezzanti e vi lascio pure. Altri. Anche sprezzante va bene. No, sprezzante, ma a me non piace essere sprezzante perché non è carino. Allora, il punto vero è un altro, cioè se noi siamo disposti, se ne frega un serve proprio a questo, se siamo disposti a fare un baratto, come diceva chi è più grande di noi, barattieri, no? Sono andato fra le tuttane barattieri, facciamo un baratto fra i diritti e il denaro. Se siamo disposti a fare un baratto fra diritti e denaro, una volta che questo baratto viene fatto, si decide che questo è lecito, allora per essere conseguenti bisognerebbe dire allora diamo più soldi alle private, cioè invece di dargli 1.200.000 gliene diamo 2.400.000. Così invece che risparmiare 6 milioni come dice Zamagni, risparmiamo 12.
aspetti, io mi fa una domanda, io la interpreto in un certo modo. Se l'ho interpretata male. Sì, no, nel senso l'ho interpretata male, nel senso che volevo chiedere perché della bugia. Cioè, la bugia è che fattualmente non è vero che se su un costo di 3.400 euro stimato a cui il comune contribuisce con in media 600 euro, questo porta alla chiusura di tutte le scuole private paritarie. Ci saranno alcune scuole che hanno già delle rette molto elevate e non a caso hanno un grado di riempimento delle loro sezioni non altissimo, 20 su 25 eccetera, e ci sono scuole che hanno delle rette molto basse per le quali invece il termine di riempimento è molto elevato. È del tutto evidente che le diverse scuole che hanno diversi profili culturali, diversi tipi di utenza, sarebbero interessate in maniera differenziata al ritiro del contributo pubblico. Ma noi diciamo, per raggiungere l'obiettivo che tutti i bambini possano avere la scuola pubblica, qual è la strada che volete? Che voi ritenete cittadini più saggia. La nostra non è una proposta da avventurieri. Noi sappiamo benissimo cosa bisognerebbe fare per risolvere questo problema, evitare che la cosa sanguinosa sotto il profilo sociale, che i soldi che vengono dalla fiscalità generale e che sono inglobati nel bilancio del comune servono ad abbassare la retta sia per la persona ricchissima che per la persona povera. Questo non va bene, questo è sbagliato, è regressivo sotto il profilo fiscale. Se lei va, lei è un giornalista, la invito a farlo, lei ha visto dove è il circolo pavese in via del fratello? Sulla destra entrando c'è una lapide, è una lapide che ricorda coloro che nell'Ottocento donarono dire, allora si chiamavano lire, perché il comune di Bologna potesse costruire la scuola pubblica. Uno di questi era il marchese Carlo Alberto Pizzani, quello che fece costruire anche il maggiore, il quale all'inizio del Novecento regalò 484.000 lire dell'epoca. Il fattore di espansione, per tradurlo in moneta attuale, bisogna moltiplicarlo per 5.000. Quindi nell'Ottocento i privati finanziavano la scuola pubblica perché sapevano che per costruire la nazione bisognava avere scuola pubblica. Adesso invece è il contrario. È una politica nazionale questa? Io ho qualche dubbio e infatti sono nel comitato articolo 23. Non so se lei è soddisfatto della risposta. Se lei me la scrive poi ci penso 5 minuti e le mando una mail. Altri? Su questo farei notare una cosa solo, che è un po' di tempo che le cose vengono motivate sempre col fatto che o si fa così o c'è un disastro, o si tiene il finanziamento alla scuola privata a Bologna oppure ci sono migliaia di bambini che finiscono in mezzo a una strada, o si porta la gente ad andare in pensione a 70 anni, c'è un accumulo di... Mentre fino a 15-20 anni fa si discuteva su che cosa era meglio fare, qui sembra che l'idea è se non fai così, mi appare un modo un po', diciamo, sbagliato di argomentare perché non funziona. Nel senso che, nello specifico, è evidente che se si tolgono dei soldi alle scuole private, le scuole private hanno un problema, è evidente. Questo si traduce meccanicamente nel fatto che chiudono tutte le scuole private? Falsità, tant'è che anche a Bologna ci sono delle scuole private non convenzionate
che funziona, quindi, come dire, si ristabilisce un equilibrio diverso. Il punto è esattamente questo: la strada verso cui andare è un fare un equilibrio che abbia sempre più scuole private e sempre meno scuole pubbliche, o è imboccare la strada che tendenzialmente abbia sempre più scuole pubbliche e, nella misura in cui il singolo lo sceglie, la scuola privata, ma in cui il pubblico sia in grado di garantire l'offerta. Questa è la scelta, perché altrimenti, se la discussione è: ma tu vuoi andare in pensione a 60 anni ma stai uccidendo tutti i tuoi nipoti, è chiaro, ma come si fa a fare una discussione così, no? Ci ha raccontato che se non c'era il governo Monti lo spread sarebbe 10%, si è rimasti 2 mesi senza governo e lo spread non è mai stato così basso. Cioè, voglio dire, la cosa che a me spaventa nella discussione è che si usi la paura invece che l'argomentare. Allora, la scelta a Bologna non è tra il tornado che tira giù le due torri e mantenere così come sta, è tra scegliere se continuare a sviluppare la scuola privata o se sviluppare l'altra, e non morirà grosso modo nessuno. Non so se sono riuscito a prendere la cosa, perché questo è il punto. Ci sarà un equilibrio che si determina in un modo un po' diverso, in cui qualche scuola privata abbia più problemi, qualche altro aumenterà le tariffe a qualcuno, ci saranno più offerte nel pubblico. Oppure si può fare, diciamo, per essere chiari, come fa Pizzalotti a Parma, che dà un voucher ai figli, alle famiglie che mandano i figli alle scuole private dell'infanzia, purché il reddito sia inferiore a una certa somma. Questa è una via che si può contemplare, si può ragionare su questo. Perché è anche vero che le famiglie hanno il diritto di scegliere il tipo di scuola. Ma se una volta che la scuola pubblica c'è per tutti, il fatto che tu scegli una scuola diversa da quella pubblica è sacrosanto, è legittimo, ma la collettività ti aiuta a realizzare questa scelta solo se tu sei veramente povero. Poi chiaramente abbiamo i problemi dell'evasione fiscale, che l'ISEE è impreciso, eccetera. Ma noi qui dobbiamo pensare anche un po' al futuro, non farci appiattire sempre e schiacciare sul presente, perché sul presente tutte le scelte sono obbligate. Bisogna recuperare qualche grado di libertà scontando il futuro nel presente e quindi immaginandolo. Grazie, se non ci sono altre domande. Vi ringrazio molto per la presenza.